Benvenuta estate, bentornata a Giro in Valle. 12 nazioni, una festa, tanto divertimento, è l'International Day. Con le scuole medie vanno in scena mesi di impegno. La legalità è uguale per tutti, elementari e medie unite sullo stesso fronte. L'incrocio storico tra Cecoslovacchia e Solbiatolona rivive in un libro. Scuola e religione, non solo lezioni, il bilancio dell'IRC Day. Per lo sport, piccoli campioni crescono cavalcando il successo. Bentornati a TG Solbiate, edizione di giugno 2016. L'arrivo dell'estate segna anche l'inizio delle feste e degli appuntamenti all'aria aperta. Uno su tutti, Giri in Valle. Ancora una volta, la grande kermesse del Mediolona non ha deluso le attese. Per Solbiatolona in particolare, un importante ritorno dopo un anno di purgatorio forzato. Il coraggio degli organizzatori di sfidare previsioni incerte, alla fine è stato ampiamente ripagato dalla ormai abituale larghissima partecipazione. Lasciamo però subito spazio alle immagini. Il giorno prima di Giri in Valle, un altro appuntamento di grande richiamo non ha deluso le attese. Anche se meno conosciuto a livello mediatico, l'International Day ha visto la partecipazione di migliaia di persone.
La manifestazione all'insegna della multinazionalità è ormai caratteristica di NRDC, il corpo d'armata di reazione rapida della NATO in Italia, con sede presso la caserma Ugomara. Una giornata di festa per i tanti invitati, con l'impareggiabile opportunità di conoscere 12 realtà diverse, tante quante le nazioni rappresentate all'interno della struttura. International Day è un'occasione importante per tutti noi e per le nostre nazioni madri, riassumendo in una sola giornata gli aspetti essenziali della nostra struttura e della nostra cultura. All'interno della caserma Ugomara c'è un clima del tutto particolare, niente spazio per le esercitazioni, per la vita militare di tutti i giorni, ma è una giornata di pura festa. E colonnello Gianluigi Arca ci spiega perché, anche lui in un aspetto del tutto insolito rispetto a quello che abbiamo conosciuto di solito. Certo, oggi è una giornata particolare perché celebriamo la multinazionalità di 12 paesi presenti qui presso la Ugomara e anche la vicinanza di questi 12 paesi alla realtà sociale ed economica del posto, in quanto il ricavato delle sponsorizzazioni e delle offerte libere dei militari e degli invitati verrà devoluto ad un'associazione onlus di Busto Arsizio, la Casa Gialla. C'è divertimento e intrattenimento per tutti i gusti, ma cosa ci consigli in particolare di non perderci? Abbiamo avuto la presenza delle batterie a cavallo Voloire di Milano, un reggimento storico dell'esercito italiano che ha inaugurato l'evento di oggi con un colpo a salve con dei cannoni storici, ma ci sono gli stand gastronomici e divulgativi delle 12 nazioni che sono interessanti da vedere, oltre poi a dei giochi disponibili per tutti i bambini. Un personaggio nascosto nella vita della caserma, ma molto importante per chi sta dietro la quotidianità dei militari, è la signora Laura Marchiò, niente meno che la moglie del comandante, il generale che è alla guida della caserma Ugomara del comando. Sappiamo che lei è coinvolta in un'attività che coinvolge le mogli dei militari. Ci può spiegare il meglio di cosa si tratta? Sì, io sono attualmente il presidente del IWIC, che è l'associazione delle donne della caserma Ugomara. Abbiamo tanti scopi nella nostra attività, diciamo che quella principale è la raccolta di fondi a scopo benefico. Infatti, come l'anno scorso, anche quest'anno l'IWIC si è impegnato nella ricerca di un'associazione sul territorio locale. Abbiamo individuato la Casa Gialla di Busto Arsizio, che si occupa di bambini che hanno problemi, diciamo, familiari, e li abbiamo invitati a venire qui quest'anno e saranno, diciamo, i beneficiari della raccolta di fondi che è stata fatta durante questa giornata. Thank you.
grazie a tutti per la vostra partecipazione. Questo era l'evento più importante della giornata, perché sono contento che ci siamo tutti divertiti, io spero che ci siamo tutti divertiti, ma soprattutto abbiamo fatto un piccolo gesto che credo che sia importante per sostenere chi a sua volta aiuta dei piccoli. Sempre in clima di festa, per gli alunni delle scuole medie, il saggio di fine anno del corso di teatro ha sancito il coronamento di un grande impegno profuso durante tutto il secondo quadrimestre. Supportata dal contributo dell'amministrazione comunale, la rappresentazione del Don Chisciotte è stata un grande successo, grazie alla sapiente regia di Paola Ferraguto, con il costante supporto della professoressa Alessandra Sganga e il sostegno della dirigente scolastica Laura Landonio. Riviviamo i momenti salienti della serata al Centro Socioculturale. Buonasera a tutti, il fatto che siate così numerosi mi fa pensare che sappiate già quanto i ragazzi delle scuole Moro siano bravi. Sarà bene che io abbia il nome così, che il gigante possa dire: sono stato vinto in singola lezione dal cavaliere, da Don Chisciotte della Mancia. Per vincere le ingiustizie. Così, una mattina del mese di luglio, si armò ben bene. Salì sul suo lenzinante, abbracciò lo suo scudo, afferrò la sua lancia e partì in cerca di avventure. Alla buena de Dio, cada loco con su tema. Che Dio faccia di voi un cavaliere assai avventuroso e vi doni fortuna nei combattimenti. Senza replicare, se no la farò finita con voi. E ora pagate. Fermi tutti e che nessuno passi. Se prima non dichiara il mondo donzella più bella dell'imperatrice della Mancia, ineguagliabile storia, infame, canaglia, pagherete per l'offesa che avete fatto alla bellezza della mia signora. Ah! La nostra amica l'occasione di una nuova pazzia. Bruciamo tutto. Presto sta arrivando. Qui, ma... Aiutante, camminante, accompagnante, che poteva aiutare, poter servire al più. Mi inganno, o questa sarà l'avventura più famosa che si sia mai vista. Vediamo. E cosa succede? Fermatevi! Vi prego, signor cavaliere Drago. Smettete di vivere nel mondo, facendo ridere tutti quelli che vi conoscono e quelli che non conoscono. Dico quello che ho detto, non siete neanche a parlare.
su via Sancho, non siete mestieri. Sancho saluta. Orchestra. Aiutante, camminante, accompagnante del suo lutare. Perché io sono Don Chisciotte della Mancia! E sempre le scuole medie, prima della fine dell'anno scolastico, sono state protagoniste del progetto Cultura della Legalità e della Sicurezza. Il momento culminante, un incontro con la polizia locale. Sullo stesso argomento, le scuole elementari sono state invece assistite dall'Arma dei Carabinieri. Vediamo come sono andati questi incontri. Dovete crescere ricordandovi ogni giorno, in ogni momento della vostra vita, che il rispetto delle regole è importante. Questo è il messaggio di questa mattina. Neanche a farla apposta, proprio in questo momento nella scuola media c'è un incontro con il comandante dei vigili e sta facendo un lavoro molto simile a questo. Quindi mi raccomando, parola d'ordine, rispetto delle regole. Io sono quelle persone che girano in borghese. La prevenzione invece, e in tanti la sottovalutano, ma io credo che sia la prima arma fondamentale. Ma sedere, sta facendo un giro per verificare se qualcuno di voi nasconde qualcosa, quindi Nelle scorse settimane, uno dei momenti più importanti della storia solbiatese del secolo scorso è stato al centro di un incontro a Fagnano Lona. Nello scenario del Castello Visconteo, Vincenzo Ciaraffa ha presentato un libro che racconta la storia di quello che a Solbiato Lona viene ricordato come il cimitero dei zechi. Una ricostruzione personale di uno dei passaggi più importanti e poco conosciuti del paese. Cadranno nel 2018. Siamo stati chiamati a compartecipare a tale cerimonia. Dottor Ciaraffa, c'è un'amicizia recente, ma non per questo non consolidata. Se dovessi dire che sono arrivato alla scoperta del fatto che gli ex cecoslovacchi hanno avuto una... Mi rendo conto che ormai internet sta facogitando tutto e poi tutto rimane appeso nell'etere e di concreto in mano non ci rimane nulla, non ci viene più tramandato dai nonni, la memoria.
parole si sta fermando. Questo è gentilissimo in questo periodo e quindi penso che il sindaco voglia dare la prima. La Covid non ha per quanto, questa è la Covid. Vivi la vita gratis è un percorso culturale di stampo cattolico proposto alle persone e ai gruppi di tutte le età. Obiettivo: comunicare e sperimentare la gratuità e il perdono come stile di vita, superandone il semplice significato catechistico per puntare all'integrazione con le varie realtà del territorio. Il coordinamento delle rispettive iniziative scolastiche a partecipazione volontaria è stato possibile grazie alla disponibilità degli insegnanti di religione dell'Istituto Comprensivo. Per la scuola primaria Pascoli, Anna Maria Villano. Per la secondaria di primo grado Aldo Moro, Roberto Silano. A conclusione del progetto, sabato 28 maggio, presso l'oratorio Giovanni Paolo II di Solbiate Olona, per il terzo anno si è svolto l'IRC Day. A me non resta che augurarvi una buona mattinata in compagnia di tutti i nostri amici, piccoli e grandi, che si sono dati tanto da fare per unirci tutti quanti ancora una volta. Un bel applauso a tutti ancora. Thank you.
e c'è una persona che è Gesù che ci unisce. E poi facciamo misericordia ogni volta che abbiamo momenti come questi, quando li educhiamo al rispetto, appunto abbiamo parlato di dignità anche nei canti, a non avere paura nel confronto con gli altri, con il diverso, anzi è un arricchimento. Quindi direi che decisamente la nostra professione, tra alti e bassi, è veramente molto importante e fortunata. Per la cronaca è tutto, è ora il momento di passare la linea a Lucio Ghioldi con una ricca pagina sportiva. Grazie Sofia. Per prima cosa, visto l'arrivo del caldo, segnaliamo i nuovi orari di apertura estiva della piscina comunale. Amalia Giudici, per il secondo anno consecutivo, è campionessa regionale di equitazione, specialità salto ostacoli. I campionati regionali si sono svolti presso l'associazione sportiva Due Leoni di Gorla Minore. A neanche due mesi dall'ingresso della federazione ufficiale, ecco i primi risultati del centro sportivo solbiatese. Due atlete in gara nella stessa categoria, che hanno conquistato un oro e un argento. Di più proprio non si poteva. Si è tenuta la festa di chiusura della fantastica stagione 2015-2016 della Pantarei. All'esterno della scuola media si è tenuto il torneo di mini volley, mentre in palestra si svolgevano i saggi di ginnastica artistica, tra cui il volo d'angelo del mini atleta Federico e il saggio dell'ultimo corso nato in Pantarei, la Baby Dance. La giornata si è poi conclusa con la sfida tra genitori e Under 12-13 e il confronto tra Under 18 e terza divisione femminile. Domenica 29 maggio si è svolta anche la maratona di 12 ore di volley, torneo fra squadre miste. Domenica 5 giugno si è svolta a Castellanza la tappa finale del sesto trofeo Karate Lombardia XSEN, organizzata dagli Scorpion e dal Comando Nato di Solbiate Olona. Oltre 400 le prove disputate, con atleti e società provenienti non solo dalla Lombardia, ma anche dal Piemonte e dal Veneto. Ben 35 gli Scorpioni in gara, ed ecco a voi il servizio. Castellanza per la conclusione del campionato XSEN Lombardia, ospitato dallo Scorpion Karate qui al Pala Borsani, col patrocinio del comune di Solbiate Olona e del comune di Castellanza e della base NATO. E abbiamo il piacere che è rappresentata praticamente dal colonnello Arca, a cui passo la parola. Grazie Elena, siamo felicissimi di essere qui presenti presso il Pala Borsani di Castellanza. Lo sport è una delle componenti fondamentali per la preparazione fisica e professionale dei militari e anch'io vorrei ringraziare lo Scorpion Karate che da sempre collabora con la Ugomara per la preparazione dei nostri militari. È una giornata importante questa perché è conclusiva di un iter importante per la preparazione
preparazione dei nostri ragazzi. Evviva lo sport, evviva il karate, evviva la Scorpion. Grazie, grazie mille. A Salso Maggiore Terme si sono svolti i campionati italiani di cheerleading. Le nostre squadre hanno ottenuto risultati importantissimi. Terzo posto più che meritato per le Reds nella categoria Junior Open All Girl e primo posto per la squadra paralimpica insieme a Reds, che si è così laureata campione d'Italia. In contemporanea Gorla Minore, sempre la Virtus, ha organizzato il trofeo regionale FITET di tennis tavolo, con la presenza di numerose squadre lombarde e non. Grande successo anche per l'edizione 2016 della Solbiate Cup, che si è disputata all'oratorio e che ha visto la vittoria degli Envidia sui Chupacabras, terzo posto per i giovani della Possoni. Come miglior giocatore del torneo è stato votato Federico Galmarini. Gigi Moretti è stato il capocannoniere, mentre Marco Vesco si è dimostrato il miglior portiere. Grande sfide per il GS Solbiatese. In contemporanea con la festa patronale si svolgeranno la prima gara di mountain bike in notturna venerdì 1 luglio, con arrivo in Piazza del Sacro Cuore, mentre domenica 3 luglio ci sarà la cicloturistica, aperta anche agli atleti paralimpici, per festeggiare il 70° del sodalizio, che raggiungerà tutte le località più belle della Valle Olona e del Varesotto. Partenza e arrivo presso il cotonificio di Solbiate, dove per tutto il giorno si svolgeranno diverse manifestazioni per adulti e bambini. Per lo sport è tutto, ridò la linea a Sofia. Grazie Lucio. Prima di lasciarci, per chi si sta preparando alle vacanze, vi ricordiamo anche per quest'anno la possibilità di inviarci le vostre fotografie e i vostri video al nostro indirizzo in sovraimpressione. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione.